Yeah. Salutiamo Don Davide Pagliarani, della cui presenza ovviamente qui al convegno siamo onorati, Le ringraziamo per aver accettato il nostro invito a fare questo intervento. Don Davide, come sapete, guida la Fraternità San Pio X come superiore generale dal luglio del 2018. E se ieri avevamo visto con Don Emanuele l'estensione temporale. Nell'aver seguito l'opera di Monsignor Lefebvre con Don Davide potremmo dire quasi un'estensione geografica perché ha visto un po' tutte le parti del mondo, è passato dall'est all'ovest, è stato, come sapete, in Estremo Oriente, è stato ha guidato il seminario dell'Argentina per alcuni anni, poi è stato superiore del distretto italiano. Oggi, dunque, guida la Fraternità San Pio X e Lasciamo dunque subito a lui la parola per parlarci di questa eredità di Monsignor Lefebvre, l'eredità che eh, si scrive nel solco di questa luce dalla tradizione che abbiamo voluto appunto come titolo eh, del nostro convegno. Prego dunque Don Davide. Sono io che ringrazio per questo invito a prendere la parola in questo convegno che ricordo da anni. E sono tanto più emozionato che mi sono perso perché non trovavo più la strada, non conosco più la mia città. Eh. Allora è un momento importante e sono contentissimo soprattutto non solo di essere qui ma di poter indirizzare qualche parola a voi tutti in occasione del cinquantesimo della fraternità. Perché siamo qui? Cioè, io ricordo i convegni di vent'anni fa più o meno, <ride> alla cui organizzazione partecipavo in qualche modo, e ricordo spesso la, la domanda che molti di voi o dei vostri predecessori, perché è passata una generazione, e si ponevano alla fine dei convegni sì ma cosa dobbiamo fare concretamente cosa dobbiamo fare è una buona domanda è la domanda fondamentale cercheremo di rispondere a questa domanda cercherò di rispondere cosa possiamo fare allora Festeggiamo il nostro cinquantesimo, abbiamo 50 anni dietro di noi di storia, di evoluzione anche della fraternità, di espansione della fraternità. 50 anni, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo, 50 anni anche di lotte. La fraternità ha lottato al seguito di Monsignor Lefebvre per la fede, per cercare di difendere la vera dottrina, la verità, ha lottato per la Messa, per conservare il rito attraverso cui la Santa Chiesa ha celebrato il sacrificio della Messa da sempre, e ha lottato per riassumere un po' tutto questo, ha lottato per difendere i diritti di Cristo Re. Questa nozione importantissima nel, nell'eredità, direi, di Monsignor Lefebvre, questa nozione importantissima verità di fede, verità dottrinale, su cui si fonda in qualche modo la fraternità. Bene, ma allora la domanda che ci dobbiamo porre oggi, dove va la fraternità? Questo. Combattimento questi combattimenti che hanno caratterizzato la fraternità dove la portano? Sono finiti? È necessario combattere anche per qualcos'altro? E soprattutto perché la provvidenza ci lascia in una situazione che, tutto sommato, è la stessa di vent'anni fa, trent'anni fa, 40 anni fa, cinquant'anni fa. Si è deteriorato ulteriormente, questo sì, ma sostanzialmente i principi che causano la stessa crisi nella Chiesa e quindi la reazione della fraternità sono rimasti gli stessi. Dove andiamo? Dove va la fraternità? Dove vi porta la fraternità a voi? Se voi siete qui, è chiaro che dietro c'è una decisione, c'è un interesse, c'è una visione a dei principi che sono i principi che la Chiesa ha sempre insegnato, ma tutto questo dove vi porta? Dove vi porta? Dove ci porta? E soprattutto cosa dobbiamo fare? Allora, eh, cercherò per quanto possibile di trattare questo, questo tema, lasciando per un momento da parte la questione del combattimento dottrinale, del combattimento per difendere la Messa, per abordare il tema e cercare una risposta da un altro punto di vista, che è quella che potremmo definire la battaglia della vita spirituale. Si parla molto della battaglia della Messa, la battaglia per la difesa della fede. Forse non si è parlato sufficientemente, non parliamo sufficientemente della battaglia della vita spirituale, perché in ultima analisi la Santa Messa, la fede, la nozione di Cristo Re di cui abbiamo parlato, tutte queste battaglie sono necessarie per permettere un'altra battaglia, la battaglia della nostra vita spirituale, della nostra santificazione. È importantissimo, mi sembra, ricordarlo perché queste battaglie non sono che un mezzo, non sono mezzi, che mezzi per arrivare ancora più lontano. E se non arriviamo più lontano, se non cogliamo il fine ultimo per cui finora abbiamo fatto tutto questo, abbiamo mantenuto tutto questo, tutto questo non ha un gran valore. Non basta. Ma allora, che cos'è la vita spirituale? La risposta, cerchiamo di semplificarla il più possibile, di andare direttamente all'essenziale. La vita spirituale è l'inizio qui sulla Terra della vita beata, della vita eterna. La vita spirituale non è qualcosa riservato alle persone più pie o che hanno una certa predisposizione alla preghiera, no. La vita spirituale è l'inizio sulla terra della vita eterna. E così come la vita eterna è il fine dell'uomo e quindi necessaria, la vita spirituale sulla terra è necessaria. Il nostro Signore stesso la definisce con una semplicità come solo Lui riesce a, ad avere, che va direttamente all'essenziale. Qual è la definizione che ci dà il nostro Signore di questa vita spirituale? E questa è la vita eterna che ti conoscano a te, Padre, e, colui, e a colui che tu hai mandato, che hai inviato. Gesù Cristo. È necessaria la conoscenza di nostro Signore per avere la vita eterna, per avere la vita spirituale. E questa conoscenza di nostro Signore è accompagnata, è alimentata dalla carità. Carità e conoscenza, amore e conoscenza aumentano alimentandosi l'uno con l'altro. Più conosciamo il nostro Signore, più siamo spinti ad amarlo, ma più lo amiamo, più l'amore di nostro Signore ci spinge a conoscerlo ancora più in profondità. Ciò di cui stiamo parlando adesso è l'essenza della vita del cristiano. Il battesimo innanzitutto mette nell'anima questo seme, questa apertura, questa, questa possibilità di conoscere il nostro Signore in questo modo. È una conoscenza, per usare un termine un po' tecnico, cordiale. È una conoscenza in cui il cuore, l'amore, interviene. Ed è chiaro che questa conoscenza, così intesa, trasforma l'uomo progressivamente, lo libera da tutto ciò che in qualche modo è ostacolo a quest'unione con il nostro Signore. E poco a poco l'anima oltrepassa tutte le difficoltà, si purifica. Si purifica fino a quando? Nell'anima non c'è più che posto per nostro Signore. L'anima è completamente libera da tutto ciò che impedisce questa conoscenza, questa intimità con nostro Signore. E nostro Signore finisce gradualmente per dominarla, per possederla. Ecco perché nostro Signore dice: La verità vi farà liberi. Quale verità vi farà liberi? Non è la verità politica, una verità storica, una verità scientifica. È lui stesso, la verità assoluta, che entrando nell'anima, possedendo l'anima, allontanando tutto ciò che impedisce questa conoscenza e questa intimità con lui, rende l'anima libera. È difficile? Eh, eh sì, è difficilissimo. Ed è impossibile senza l'aiuto della grazia, senza l'aiuto dei sacramenti. È arduo, è arduo. Ed è un lavoro che dura tutta la vita. Non è un lavoro che termina uh, a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni. Termina sul letto di morte e si consuma nell'eternità. Perché si consuma nell'eternità? Perché come dicevamo all'inizio c'è una continuità stretta tra la vita spirituale qui sulla terra e la vita beata. Nell'eternità il nostro Signore sarà definitivamente tutto in tutti. Tutte le anime beate sono anime che sono completamente possedute da nostro Signore. Con la differenza fondamentale che questo bene Infinito, che è il nostro Signore per l'anima in paradiso, sarà inammissibile finché noi viviamo sulla terra. Questo bene è ancora ammissibile, può essere perso a causa della nostra fragilità. E abbiamo detto: questo è un processo difficile. La vita spirituale deve svilupparsi, crescere verso questo fine ed è un processo che non può essere esento, esente della croce della difficoltà. Qual è? Abbiamo dato una definizione molto sommaria, eh, eh, siamo andati direttamente all'essenziale, semplicemente commenta commentando questa parola così, così bella, così pregnante di nostro Signore stesso. Qual è in questo contesto, perché dobbiamo arrivare alla fraternità eh, e all'attualità, qual è il grande problema? dell'uomo moderno e potremmo dire dell'uomo più in generale decaduto a causa del peccato originale l'uomo ha tendenza a tutto concentrare su se stesso, rapportare tutto a se stesso e non a qualcun altro l'egoismo in un certo senso è l'essenza Sintetizza il male causato dal peccato originale. L'uomo ferito dal peccato originale rapporta tutto a se stesso e non riesce più a rapportarlo a Dio. Ecco perché ha bisogno dell'intervento della grazia, della redenzione, per ristabilire questa unione con Dio attraverso nostro Signore. Ma torniamo un momento, quindi a questo legame che c'è tra la vita spirituale qui sulla terra e la vita futura. Abbiamo detto che questa conoscenza di nostro Signore sarà piena nell'eternità. La fede attraverso cui conosciamo il nostro Signore sulla terra lascerà il posto alla visione. E questo amore che aumenta sulla terra, l'anima e il nostro Signore sarà pieno nell'eternità. Un'anima sulla terra che cerca il nostro Signore non solo lo imita, non solo cerca di riprodurlo nella sua vita, ma finisce, ma finisce per vivere in Cristo, vive di Cristo in Cristo. E questa vita dell'anima in Cristo sarà piena nell'eternità e l'anima vedrà Dio tale quale Dio si vede, tale quale Dio si conosce e tale quale Dio si ama, amerà Dio come Dio si ama. Vedete come in fondo si tratta di una, una vita, quella cristiana, quella vera, di una vita estremamente semplice perché è una vita che si avvicina tantissimo alla vita di Dio, cerca di appropriarsi in un certo senso della vita di Dio, ed essendo Dio estremamente semplice, il cristiano è semplice. L'uomo moderno, lo vediamo, non riesce più a cogliere questa semplicità. Non riesce più ad organizzare la sua vita, la sua esistenza su un unico asse, non riesce a rapportare tutto a un unico principio, anche il cristiano, il cristiano moderno, e questo è un problema vecchio. È un problema che, da un punto di vista culturale, nasce già col protestantesimo, nasce con il Rinascimento, ma che ovviamente. Esplode, esplode nel, nell'età contemporanea. Il cristiano moderno ha ancora la fede in qualche modo, crede, vuole ancora in qualche modo una relazione con il nostro Signore, al limite con la Chiesa a condizione di avere una sfera personale nella quale Dio non c'entra. A condizione di avere un margine di libertà nella quale è lui che decide cosa vuole e cosa non vuole. È lui che decide ciò di cui ha bisogno e ciò di cui non ha bisogno. E soprattutto lui che determina il limite e decide fino dove Dio può chiedergli qualche cosa, può esigergli qualche cosa. È il grande problema della modernità. Allora le conseguenze si moltiplicano, la scienza diventa indipendente della fede, l'educazione dei figli e eh, non deve andare troppo lontano perché deve comunque lasciare un margine di libertà, non si capisce bene qual è il fine ultimo per cui li debbo educare. La morale, la morale ha anche lei una sfera soggettiva. E quindi il cristiano diventa, diventa diviso. Essendo diviso, diventa depresso spesso. Diventa scontento. Non sa cosa vuole. E la sola cosa che vuole, che sa, è di volere lui qualcosa di per se stesso. La sola cosa che è certa è che pone dei limiti, poi poco importa dove questi limiti lo portano. Gli esempi si possono moltiplicare, è chiaro che la sfera in cui e questo è più evidente è la sfera dell'educazione, è la, la sfera della vita civile, eh, in cui eh, i diritti di nostro Signore vengono negati in qualche modo, in nome di questa sfera di libertà. Allora, qual è il grande rimedio a tutto questo? Come riportare la nostra vita innanzitutto? Perché il grande ideale di Cristo Re è un ideale che prima di toccare la società civile, la scuola, il lavoro è un ideale che deve toccare l'individuo. È inutile pretendere di avere una società cristiana se prima gli individui e i cristiani e noi per primi non siamo realmente delle anime in cui nostro Signore regna, ma regna in questo modo che abbiamo descritto. Il problema in ultima analisi è un problema spirituale e la battaglia finale è una battaglia spirituale ed è una battaglia che innanzitutto è individuale. E Cristo re, e Cristo re che innanzitutto deve essere colui che regna nell'anima di ciascuno di noi, ma che regna non con una vernice di Messa tridentina non con una vernice di proclamazione, non so, di, de, de, dei dogmi tradizionali, no, regna nel profondo delle sue, delle, del, della volontà e regna nell'intelligenza nei termini che abbiamo descritto. Il nostro Signore. Non è più una parte della mia vita, una parte della mia giornata, una parte delle mie occupazioni, una parte delle mie preoccupazioni. No. Ogni preoccupazione si riorganizza in funzione di lui. Diventa in qualche modo il pensiero sempre soggiacente a tutti gli altri, il pensiero che determina ciò che faccio. Ciò che dico determina una parola, ciò che sono, ciò che sono. Non solo lo imito in qualche circostanza particolare, no, non solo cerco di riprodurlo, no, cerco di vivere già di questa vita in Cristo, che sarà la vita futura. Allora... Ci avviamo gradualmente verso la conclusione, non è un intervento molto lungo. Cosa possiamo già dire? Che la vita spirituale, così come l'abbiamo descritta, così come il nostro Signore la descrive, la vita spirituale nella Chiesa ufficiale oggi è impossibile. È impossibile. La cifra della crisi della Chiesa è questa. Al di là del problema dottrinale gravissimo, al di, de, al di là degli errori gravissimi, al di là del problema della liturgia, della nuova messa, problema gravissimo. Al di là di tutto ciò che accade oggi nella Chiesa, il problema ultimo, il più grave di tutti è che la vita spirituale, cioè questa preparazione, questa incoazione della vita eterna diventa impossibile. La Chiesa che è stata istituita dal nostro Signore con questo fine, che ti conoscano a te Padre e a colui che tu hai inviato Gesù Cristo, questa Chiesa affidata agli Apostoli con questa missione precisa e nessun'altra con questa missione precisa, alla quale tutti gli altri elementi si ordinano. Questa missione, oggi, nella Chiesa Ufficiale, non è più possibile. Questo non significa, attenzione, che le anime non si possano salvare, ma si possono salvare grazie alla di Dio. E malgrado, malgrado tutto questo, nonostante tutto questo, Facciamo un esempio concreto, non c'è bisogno penso di moltiplicare gli esempi. Come può un giovane di oggi, ascoltando le prediche della parrocchia, ascoltando il magistero, tra virgolette, dei vescovi e non solo dei vescovi, come può un giovane di oggi capire in un modo soprannaturale che il nostro Signore è tutto nella sua anima, deve essere tutto nella sua anima, deve occupare integralmente la sua anima e deve gradualmente occupare l'anima, lo spazio in tutto ciò che l'uomo costruisce. Perché questa è la dottrina di Cristo Re, che è una conseguenza della sua divinità. Ma se Dio ha dei diritti imprescindibili su ogni uomo, su ogni uomo, come può un giovane di oggi scoprire questo? Che è l'ABC di questa vita spirituale che inizia. Attraverso la conoscenza della divinità di nostro Signore. E questo è questo impossibile. Il problema, della, il problema dei sacramenti a cosa servono i sacramenti? I sacramenti sono questo aiuto sopranaturale, imprescindibile, necessario, per poter permettere all'anima di conoscere colui che sta al di sopra della sua intelligenza per poter amare colui che vuole essere amato, dello stesso amore con cui lui si ama, un amore soprannaturale, divino. Com'è possibile all'uomo questo, senza l'intervento dei sacramenti? Senza in particolare la Santa Eucaristia e la Santa Messa, che mi ricordano ogni giorno che Dio si è fatto uomo. E mi ha amato fino a dare se stesso la sua vita per me, e mi vuole includere in questo mistero di carità che passa attraverso la croce, che passa attraverso il sacrificio. Tutto questo oggi, e lo dico con grande rammarico, con grande dolore. Ancora una volta la cifra della crisi della Chiesa è qui che si misura. Tutto questo oggi è impossibile nella vita della Chiesa ufficiale. Cristo Re, questo ideale, questa nozione che riassume tutto ciò che abbiamo detto, Cristo Re è una nozione oggi interpretata in un modo diverso. È un re che regna in un modo suo, è un re che regna, ma in qualche modo promuovendo la sfera di libertà in ogni uomo, lasciando ogni uomo libero, ma poi riconoscere a me, ma poi riconoscere anche l'errore, perché? Perché la persona sta al di sopra di tutto. Perché in ultima analisi è questo il messaggio che passa. È questo il messaggio che, volenti o nolenti, gli uomini di Chiesa veicolano oggi, trasmettono oggi. E questo è inammissibile. Qui si cela la negazione della divinità di nostro Signore, la, di la negazione della Redenzione e la negazione delle conseguenze su di noi di questi misteri. È inevitabile che il cristiano di oggi, parlo di colui che ancora in qualche modo ha qualcosa di religioso, perché la massa, la massa è partita, la massa è, per, è persa, la massa dei nostri concittadini non è più cristiana, perché non sa più cos'è il cristianesimo, ha lasciato la Chiesa. La massa non è che non va in chiesa a causa del covid o a causa del, 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 delle mascherine. La massa dei contemporanei non ci va più perché non ha più la fede. Non ha più la fede. E chi resta purtroppo ha una nozione del cristianesimo estremamente borghese. Un cristianesimo che inevitabilmente è un cristianesimo che non mi chiede più niente, che mi permette di vivere come gli altri. Un cristianesimo che a limiti mi dà ancora qualche input uh, a livello politico, a livello sociale. L'accoglienza, tutte queste cose che conoscete già che non sto a ripetere, ma su un piano strettamente spirituale e religioso è un cristianesimo che non mi chiede più niente, perché se no è che mi permette di vivere come vivono tutti gli altri. Un cristianesimo ridotto a una sfera strettamente privata e quindi strettamente insignificante. E questo è il dramma. E questa è la crisi della Chiesa. Allora. Perché la Chiesa? Eh, mi avvicino alla conclusione, ci dobbiamo porre una domanda: perché la Chiesa è arrivata a questo punto? Perché questa crisi è stata preparata bene, ha delle radici profonde, la risposta è semplice, però è una risposta che deve farci riflettere a noi, soprattutto pensando al futuro, agli anni che ci, as che ci aspettano. Gradualmente gli uomini di Chiesa sono scivolati in queste idee perché hanno cominciato per mollare un po', gradualmente, come avevo detto, questo... Questo combattimento necessario contro il mondo. Non siate di qualcosa che riguarda solo l'Ottocento, l'epoca di San Pio X, l'epoca di Pio IX, No, si tratta di un combattimento contro il mondo che nasce con la Chiesa e che terminerà il giorno dell'Apocalisse. Tra il mondo e la Chiesa, tra lo spirito del mondo è lo spirito della Chiesa, lo spirito di Cristo. Necessariamente ci sarà una, un duello, una sfida, una battaglia, una guerra, che durerà sempre, con alti e bassi. Tutta la storia della Chiesa non è altro che un, un susseguirsi di scene distinte di questo duello della Chiesa contro il mondo contro lo spirito del mondo. Ebbene, cedendo a questo spirito del mondo, inevitabilmente le idee dovevano anch'esse cambiare. Il cedimento primo è un cedimento di tipo morale, è un rifiuto di combattere. Perché? Perché combattere è difficile, è faticoso e ci si stanca. E questo, questo combattimento in una lotta che ha durato secoli è chiaro che ha provocato una generazione, più generazioni, di uomini di chiesa stanchi. Perché bisogna continuare così? Perché non possiamo trovare un nuovo modo di capire il mondo e quindi in qualche modo rileggere la nostra teologia, la nostra fede la nostra spiritualità, rileggerla, rileggere il nostro cattolicesimo, alla luce di ciò che il mondo, in fondo anche lui, ci propone. È così che è nato il modernismo, è così che si è sviluppata la crisi della Chiesa, è così che la barriera ultima, eh, la diga, eh, si è rotta. Ma vedete che il problema fondamentale, iniziale, è un problema di tipo morale, è un cedimento... Morale. Lutero ha fatto la stessa cosa cinque secoli fa. Ha costruito una teologia a misura d'uomo, non riuscendo a vincere la propria concupiscenza. Cosa ha fatto Lutero? Ha costruito una teologia nella quale il peccato, la tentazione è comunque irresistibile, con la grazia o senza la grazia. Questa è l'essenza del protestantesimo. Un modo di pensare che quindi deve giustificare un'attitudine che innanzitutto è morale. È, è molto importantissimo per noi, per quello insisto, e ed è su questo che vi invito a riflettere. Cosa fare, quindi? La grande domanda iniziale già di vent'anni, trent'anni fa, sì, ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Il segreto per fedel, della nostra fedeltà a tutto ciò che, in cui crediamo, in cui abbiamo aderito, per cui abbiamo lottato, il segreto della nostra fedeltà sta nella nostra risposta morale. Non basta difendere la messa tridentina perché, perché esprime la fede. Sì esprime la fede, giustissimo, è necessaria, giustissimo, ma la difendo e la conservo perché mi permette questa vita spirituale che è il fine della mia vita, della mia esistenza. Se io difendo solo la fede, perché, perché è la verità, sì, ma attenzione, non basta difendere la fede unicamente perché è la verità, una verità fine a se stessa. Una verità che, come abbiamo detto all'inizio, non è concepita più come condizione per permettere la vita spirituale. Diventerebbe una battaglia di idee. Lo scontro di coloro che credono ancora nella regalità di Cristo e quelli che non ci credono più. Quelli che credono nella sua divinità e quelli che non ci credono più. Non basta. Colui che crede nella divinità di Cristo, che crede veramente nei termini che abbiamo detto, è pronto al martirio, è pronto al martirio, perché la sua fede è alimentata dall'amore. Allora, e qui direi che dobbiamo cercare di costruire il nostro futuro. Uh, dopo 50 anni possiamo essere stanchi. Anche chi non ha ancora 50 anni può essere stanco, può essere stanco. O chi ne ha 70 può dirsi, sì, ma io ho già visto tante cose, vabbè lo so, ci sarà una provvidenza, vabbè. Cosa devo fare? Cosa ci posso fare? Eh. Aspetto. E... No, no. La battaglia più bella. La battaglia ultima, in fondo, è quella che ancora non è finita. Se siete ancora qui, se siamo ancora tutti qui e è... vivi, eh? se Dio ci dà ancora un po' di tempo, in fondo, questo tempo che ci dà è per, per terminare questa battaglia su noi stessi. Questa battaglia che cerca la santificazione e cerca il nostro Signore. E aggiungo. E se Dio permette che questa crisi duri ancora, è per la stessa ragione. Non è tanto per lasciarci ancora più di tempo per difendere dottrinalmente la messa tridentina. Si possono scrivere altri articoli, altri libri, non c'è problema. Ma non è questo a cui Dio ci chiama in questo momento, principalmente. Se Dio permette che questa crisi continui, è perché nella sua saggezza, nella sua sepienza divina, bisogna riconoscerlo un po' impescrutabile. Eh? Questo tempo è necessario per spingerci ad un dono di noi stessi, ad un amore di nostro Signore ancora ulteriore. E se Dio permette quindi ancora questa situazione, è perché vuole ancora qualcosa di più da noi, ma lo vuole su questo piano. Allora è la... certo è un'analisi, se volete, che cerca di dare delle risposte, delle risposte che devono essere risposte che mostrano un'esigenza radicale, ma allo stesso tempo delle risposte che ci consolano, eh? perché più facciamo nostro questo, questo ideale, più realmente siamo fedeli al nostro Signore e siamo fedeli a alla Chiesa, perché la Chiesa come tale non ha altro fine se non quello di proporre questo ideale, di spingere le anime a questo ideale, offrendo alle anime tutti i mezzi necessari. Per questo. E ovviamente pure un augurio, un augurio a ognuno di voi in particolare, un augurio alle vostre famiglie, un augurio, certo, a tutta... La fraternità come tale. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie davvero, Don Davide, per questo intervento. e visto che ci resta ancora qualche minuto prima del pranzo. Eh, volevo riprendere un punto in particolare e farle una domanda che mh, a questo punto sorge un po' spontanea. Perché abbiamo parlato dell'opera eh, diciamo dell di Monsignor Lefebvre, abbiamo parlato del, di questo quadro della crisi nella Chiesa che non rende più possibile la, eh, la vita eh, spirituale. E allora la domanda è proprio sulla Fraternità San Pio X di cui commemoriamo quindi questi 50 anni, concretamente come i sacerdoti della Fraternità San Pio X, quindi lo dico da sacerdote a nome anche dei miei confratelli e come poi ehm, rispettivamente anche eh, i fedeli, come eh, nella vita quotidiana possono valorizzare questo deposito della tradizione, che è un po' il tema del convegno, Deposito che non è solo di fede, quindi, ma anche di un'abitudine un alla virtù, una vita quotidiana di sacrificio, che cosa, i, che cosa esorta i sacerdoti della fraternità ad insegnare a questi fedeli e che cosa consiglia ai fedeli di eh, imparare in particolar modo dalla predicazione, dall'opera quotidiana della fraternità nelle sue cappelle, nelle sue scuole, nei suoi priorati? Sì, è una domanda da 100 milioni di dollari. <ride> Io penso innanzitutto è importante aver chiaro dove noi dobbiamo arrivare, dove dobbiamo andare. Dobbiamo avere chiaro che la fraternità non ha servito solo nel passato per salvare dei tesori spirituali e siccome questi tesori sono comunque garantiti, oggi ci possiamo permettere... Una vita della tradizione facile? No, no. Quella, quella lotta iniziale per costruire, in un certo senso, la fraternità, la struttura anche della fraternità, le cappelli, i seminari, i priorati, eccetera, quella lotta continua e continua in un certo senso, in un modo ancora più radicale? senza escludere l'apertura eventualmente di altre case, ma questa lotta deve continuare su un piano personale, spirituale, come abbiamo detto. Allora, il fatto stesso, non voglio ripetere ovviamente, ma di avere chiaro questo, avere chiaro che non basta andare alla messa, non basta professare una fede che non mi stravolge completamente la vita la fede la devo vivere e mi deve cambiare la vita. Concretamente per i membri della fraternità, sacerdoti in particolare, così come per i fedeli, sul piano concreto penso vale lo stesso principio anche se si applica a livelli diversi, si si declina in modo diverso e questo principio è il l'attenzione la, 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 a uno spirito del mondo che noi respiriamo che noi respiriamo se avessimo il 10% della paura di respirare lo spirito del mondo il 10% della paura che oggi abbiamo di o hanno di, di, di respirare il covid il, di, di. basterebbe il 10% per tenereci gli occhi aperti vedete con quale precauzioni anche ossessive eh, gli uomini proteggono i propri polmoni proteggono le vie respiratorie vedete vedete eh, quali eh, quale profusione di decreti, di misure e di... quali conseguenze anche. Ma se avessimo il 10% della stessa, diciamo, di questa energia per premunirci contro lo spirito del mondo, che respiriamo? respiriamo nel modo di pensare e lo respiriamo soprattutto in questa tentazione inevitabile di voler comunque essere un po' come gli altri. Dopotutto devo vivere in questo mondo, quindi sì, eh, posso può essere, può essere un buon cristiano fino a un certo punto. Allora, questo modo di pensare, dobbiamo essere onesti con noi stessi, questo modo di pensare in qualche modo ci condiziona a tutti. Ci condiziona a tutti. Penso che per quanto riguarda i membri della fraternità, lo spirito di povertà è, un, è importantissimo per tenere lontano questo spirito del mondo. Perché? Perché più gli anni passano, più la vita apparentemente è facile. Più disponiamo di mezzi che possono farci credere che comunque l'apostolato diventa più facile. Perché? Perché con un bottone posso comunicare col mondo intero. Sì, ma le anime tu non le converti con un bottone. Tu l'anime le converti con la croce, predicandola e mostrando nella tua vita che quella croce la fai tua. E quello non si sostituisce con un bottone. Al contrario, il bottone crea l'illusione di poter sostituire questo mezzo apostolico, che in realtà è la predicazione della croce, è l'esempio che il sacerdote deve dare. Ecco, io, ovviamente una risposta molto generica, penso che però il, la chiave eh, di questo problema eh, sia giustamente nel premunirci contro questo spirito che inevitabilmente, in un modo o nell'altro, a livelli diversi, attacca il sacerdote, attacca il religioso, attacca la suora, attacca la famiglia, attacca la madre, attacca il padre, attacca i ragazzi, irattacca i ragazzi. Attacchi ragazzi bombardati letteralmente da questo spirito. Bisogna capirli. Bisogna capirli. Bisogna essere pazienti. Bisogna saper aspettare a volte. Però bisogna avere le idee chiare. Bisogna avere le idee chiare che mio figlio non può diventare così. Devo avere molto chiaro dove voglio che mio figlio arrivi. echo